appena preso, una roba di quell'oretta finché. Daniele Longo, vado a pagare. Grande Mario, grande. Daniele, no. Daniele, non te ne andare, non te ne andare. Sei sceso da un 1006 con 2000. Ritornando, diciamo, non alle basi, ma a una macchina che va guidata con più dolcezza, più. Esatto. Dici tu l'esperienza. Innanzitutto io ho avuto non un problemino, ho ordinato un pezzo alla macchina che purtroppo non è arrivato, ma volendo si poteva correre pure così, però. Poi visto la categoria che purtroppo Stefano ha avuto un altro problema con la macchina sua per non correre da solo, Davide Dacchi, amico, grandissima persona, mi ha prestato la sua macchina per correre. Siamo venuti qua e abbiamo trovato anche la categoria arricchita, perché Stefano avendo il problema si è affittato anche un altro 1004, abbiamo fatto una bella quindi quattro. Una categoria che sembrava adesso, gli sgoccioli. Tutti paesani, adesso mi dispiace per Stefano perché purtroppo mi hanno appena detto che ha toccato poco, ma niente di che, quindi tutto a posto. Mario, grande Mario. Ragazzo, grandissima gara e tutto quanto. Bene. Grazie. Al 2025. Bene. 1006. Iniziamo dalla classe Resistart S 1004. Formiamo immediatamente il podio. Terza posizione per Francesco Pio Santise, il pilota della New Generation Racing con la Peugeot 106 Rally. Francesco Pio Santise sul terzo gradino del podio di classe, mentre sul secondo gradino del podio di classe un altro Francesco Pio Mario Greco, pilota della Peugeot 106 Rally, anche lui pilota per il quale è molto importante la Coppa Sila, pilota della Cosenza Corse, ha vinto la classe Resistart S 1004 Daniele Longo, altra Peugeot 106 Rally con il tempo di 6:46:03. Daniele Longo sul primo gradino del podio.
Eccoli, grazie, complimenti per voi, le coppe offerte dall'Automobile Club Cosè.